Ciao a tutti, oggi vi voglio fare un breve video e vi mostro come fare questi bottoni natalizi. Guardate se si vede. Questi li ho fatti in pasta di mais. Per questo progetto ci serve del talco. Io ho preso un foglio di carta da forno, un pezzettino di carta trasparente, quello che si usa per gli alimenti. Poi mi sono presa un tovagliolino di carta con delle immagini di Natale, oppure un timbro o della carta velina. E dei colori, io sono gli Spectra Noir, questo qui è il Pro Marker, e ci serve anche la colla, io uso questa e uno stampino da dolci per i biscotti. Allora, io avevo già messo un po' di talco qua. Mi prendo un pezzo di pasta di mais. Io nella pasta di mais ci metto il porcellinizzatore e la ceramica. Se volete sapere come faccio io la pasta di mais, fatemelo sapere e vi farò un breve video. Allora, prendo la mia pallina di mais, di pasta di mais, l'appoggio un po'. Poi metto un po' di talco sopra, prendo la pellicola e me la metto sopra in questo modo qua e faccio, lo appiattisco un po'. In questo modo viene liscia il bottone. Poi con questo stampo per biscotti ne faccio la mia base, vedete? E questo è il bottone, vedete? Ora è venuto bello liscio e arrotondato. Ora io prenderò un bulino, questo, e gli faccio i buchi. Allora, bagno questo un po' nel talco, in modo che non mi si attacchi, e faccio il mio buco, i miei due buchi. Su per giù a metà. Ecco qua il nostro bottone pronto. Ora dobbiamo metterlo ad asciugare. Purtroppo la pasta di mais ha tempi abbastanza lunghi. E quindi io vi faccio vedere uno che avevo già fatto, già asciugato. Bene, ora prendiamo questa. La rimettiamo qua. Mi raccomando, la pasta di mais va sempre tenuta ben chiusa. Ora facciamo il primo con il fazzolettino, il tovagliolo, e prendiamo. Voglio prendere questa, anche se poi non viene tutta, è lo stesso, però io ora volta che ho preso la mia immagine, prendo la colla,
il pennello e lo inumidisco il pennello. Prendendo con la colla passo un po' di colla sopra al nostro bottone e in più sopra ancora gli metto il mio togliolino di carta con l'immagine e la faccio aderire bene in modo che il tovagliolino si strappi dove non ci serve. In questo modo. Ok. Fatto questo, dobbiamo rifare i buchi sempre con lo stesso trazzino di prima. Ora aspettiamo che si asciughi e poi gli diamo il lucido. Bene, ora intanto che si asciuga vi faccio vedere un altro metodo. Allora, coloriamo il nostro timbro con i colori. Timbriamo sopra la nostra carta velina. Non so se si vede il disegno. Lo posizioniamo in mezzo come abbiamo fatto prima. Diamo la colla. E ci mettiamo sopra il nostro disegno e facciamo nello stesso modo di prima. Potete metterci anche delle scritte, io adesso ho messo sto disegno per fare in fretta e togliamo tutta la carta attorno che non ci serve in questo modo. Attacchiamo bene. Facciamo i buchi dove abbiamo fatto, sempre col nostro bulino. Ed ecco qua il nostro disegno. Ora aspettiamo che si asciughi anche questo. Bene, ora gli diamo, io alcuni, per esempio questo l'avevo verniciato con la vernice finale all'alcol, ma ci vuole un'esagerazione per asciugarsi, quindi in questo decido di dargli il tridimensional del Mod Podge. Oppure se avete anche del Glossy Accent va benissimo. Prendo il primo e gli verso sopra una goccina. E lo vado a stendere con uno stesso cadente in modo da
prendere uniformemente tutto il bottone. In questo modo. Ora aspettiamo che si asciughi e poi vi facciamo vedere a lavoro finito come sono venuti. Intanto questi sono i bottoni. Bene, io spero di essere stata chiara, che vi sia stato utile questo video. Io ho pensato di fare questi bottoni perché li avevo visti in fiera e costavano tanto, quindi ho detto ma perché non me li posso fare da sola, e ho provato, diciamo che sono abbastanza soddisfatta di questo. Io vi saluto, come ho detto spero che questo video vi sia stato di aiuto o di ispirazione. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!